Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo a Pietrapertosa, non so se si capisce da qui, e siamo venuti a trovare un amico. Davide. Piacere, io sono Davide Mona e sono il loro amico. In realtà le volevo conoscere per altro, però poi ho scoperto che uno è fidanzato, l'altro è fidanzato, fratello e fratello. Oggi siamo qui perché abbiamo visto che c'è un'applicazione che si chiama Geocaching. Io la chiamo Geocaching, la chiamo io, però è uguale. E nella quale praticamente la gente ha nascosto dei bigliettini nei boschi, in varie parti, e su quest'app hanno segnalato i vari punti e noi andremo a vedere se effettivamente questi bigliettini ci sono e cosa nascondono all'interno. Io non so come una persona si deve stare quando non parla. Infatti, perché io non so mai come stare. Quindi niente, possiamo andare a vedere. Qui ne abbiamo trovati tre, mi pare, a Pietrapertosa, quindi vediamo se effettivamente questi tre ci sono. Se qualche capretta non te le mangiate, però. Le caprette. Vabbè, non credo. No, quelle sono le foglie, no, i fogli. Mangiano le foglie, caprette. Vabbè, andiamo, dai. Andiamo. Ci dice anche di che grandezza è il bigliettino nascosto ed è micro. Quindi questo è il posto, cerchiamo. Inizio. Certo. Angolo circa 160 centimetri. Un angolo. Angolo circa. Ci dovrebbe essere una foto, ci dovrebbe essere. Vedi però. Spoiler. Un una foto. Quindi in una parte ad angolo, quindi è qui dentro forza. Scusa, un angolo. Ma non c'è una foto? No, mi sa di no. Questa è costa. Dalla costa. Sì, tra un pure ride qui sotto, proviamo. Ma c'è tutto questo. Sì, ma stiamo tirando in noi. Angolo, questo è un angolo. 90 gradi, non dice 160 centimetri. 160 centimetri. Da qua più o meno, non lo so, ma non lo so dove può essere. Abbiamo fatto una domanda. Ma perché questo è, ma allora non c'è una foto, dov'è il telefono? È foto. Foto carica dalla carica. E te lo dicono pari là è. Lì ma non c'è para. Quindi devo cercare in mezzo a queste cose qua, non cercavo, diciamo, se non sbaglio. Sì. Dalla foto. Sì, ma... che sono qua, insomma. Cerchiamolo. E questo pure non ha. Eccolo! Ah, l'ha trovato? Sì! Oddio santo! Però ne... aspetta, c'è un altro pezzo qua. È un barocco. Non sappiamo come prenderlo. A questo ci abbiamo un provvedimento. Allora, datemi qualcosa per pigliare. Questo è un problema, non è la penna. Ma che è rimasto dentro? Facciamo le cose. È il pezzo del resto della penna. Il tappo. Ma è tutto, dobbiamo cambiare il fogliettino. Volevo vedere. Cosa c'era? Ho perso pure la penna, ho perso. C'è nel mio zaino. La penna. Ed è pure qua. È inquietante. Questo l'hanno trovato l'ultimo Peppe e Antonio. Aspetta. Peppe e Antonio il 6 settembre 2020. Poi c'è una Giulia. Sì, però poi si è strappato. C'è anche un cuore, qualcuno che si è innamorato. Mannaggia.
Angola mamma. Vicino per su. Che? Con questo non si capisce. Ma quello ho scritto un poema. Ce l'ho fatto. Vabbè, comunque l'abbiamo trovato. No, lo mettiamo, lo sistemiamo. Il resto della adesso lo sistemiamo noi, però ho portato la penna e ho portato anche i fogli. I fogliettini. E allora scriviamo anche noi. Vabbè. Che scriviamo? Lo buttiamo questo? Lo lasciamo, lo lasciamo qua. In Love e Davide. Oddio. Scrive la penna. Chiami. Che poi che significa stare in Love? Cognate. Ah, è tutto casino. Chiamarvi cognate. Che giorno è oggi? 12. 12. No, scherzo, è 13. Sono emozionato, questo è il mio primo autografo. Chissà chi lo troverà dopo questo video. Vai, dai. Che sicuramente farà 100.000 visualizzazioni. E quindi tutti a Piazza Pertosa a. Ma che cazzo? Tutti a Piazza Pertosa a vedere cercare... i a cercare il biglietto. Da oggi in poi. Da oggi in poi non vengono più per i voli dell'angelo, verranno per il geocheck. Vabbè, questa è la mia firma. Bello. Allora. La penna la conserviamo perché è l'unica sì. Penna che ho a casa. Rotolate questo. Quindi ragazzi, non è una stronzata. Esistono davvero. Esistono davvero. Almeno il primo c'è. E infatti, il primo abbiamo trovato. Ce ne sono tre nelle vicinanze. Ora andiamo a cercare. Proveremo il secondo. A poi andiamo in macchina, andiamo perché a piedi è un po' lontano. E... Ah, qua c'è il resto dell'altro. Ma sta bene tutta rotta. Vabbè, noi lo rimettiamo dentro. Che schifo! È soffiato! Quindi lo rimettiamo qui. Buona ricerca a chi lo vorrà sì, trovare. Tanto l'hanno già visto poi dov'è. Questa è la ma cosa lo cambiamo. Cioè, dobbiamo un po' camuffare però secondo me i posti. Andiamo nell'altro. Al prossimo. Ciao. Ciao. Allora, siamo arrivati nel secondo punto con la macchina perché era lontano e siamo qui. Riprendi anche l'Italia che lavora, c'è anche l'Italia che lavora lì. Riprendi, siamo riprendi, l'Italia che lavora. Ciao, buon lavoro! E quindi niente, cerchiamolo. Il telefono ci dice che dovrebbe essere qui davanti. Più o meno è come sempre, come quello là di prima, difficoltà 1,5, terreno anche, e anche piccolo, micro. C'è la foto? Aspetta, vediamo prima l'indizio. Nascosto da pietre. L'indizio è nascosto, grazie, da, nascosto pietre. Da pietre. Siamo circondati di pietre. Non ci manca una pietra da qua. Ciao, qua c'è la foto. Allora, eccolo! Ha trovato il... Ehi, come si apre? Oh Maronna! La mano? Sì. Lasci fare agli uomini. Wow. Dopo che l'ha allendato Micaela, è tutto facile. Sopra non c'è scritto un cazzo però. Nessuno l'ha trovato. Cioè questo nessuno, sai proprio a trovarlo. Io che... l'ho trovato! Chi è che ci paga, mo? Nessuno, vabbè. Dobbiamo vedere chi l'ha messo. Vediamo.
Dai, allora siamo i primi a trovarlo. Faremo un altro video dove nasconderemo a Laurenzana, perché un giorno sono a Laurenzana. Sì. Li nasconderemo a Laurenzana. Sì. Qui lo dico e qui non lo faremo. E qui lo faremo. Lo faremo. Che le temperature sono abbastanza alte. No, altiche, no, alte, artiche. E ora lo richiudiamo. Questa aiuta. La porti a casa. Questa. Con la pietra bianca. Qua. Sì. Riposizionato anche questo. Arrivati nel terzo punto. Questo è un po' difficile secondo me. Cioè il livello di difficoltà 2. E siamo vicino al percorso delle sette pietre. E ci dice proprio che il bigliettino dovrebbe essere qui. Quindi vediamo. Eccetto frontisti. È sotto queste pietre qua. Eccetto frontisti, l'indizio che può significare? Eccetto frontisti. Eccetto frontisti. Sì, ma se è difficoltà 2 è impossibile che è così vicino. Il terreno tipo è 2, tendenza 2. Quindi è qui sotto. No, è possibile che è qui sotto. Andiamo nelle frasche proprio. Non nelle frasche così. Vai alla ricerca. Lì c'è un palo, vediamo il palo. Io lo cerco su internet che significa che è certo pronto. Oh, qua c'è detto. Vuoi venire a raccare le pietre con me? Almeno poi ti pagavo la mia. Sa che questo fallisce, ma non è ancora sicuro, però lo troveremo. Ah, abbiamo una foto del biglietto. Qual è? Com'è? È tipo trasparente. Trasparente? Non è che sti pizzi del merda non l'hanno rimesso a posto, no? Le fa d'estate queste cose, ti escono pure i serpenti, li possono uscire. Niente? L'hai trovato? No, Qua è troppo complicato, no. Il 9 settembre del 2017 uno ha detto che l'ha trovata e l'ha rimesso al suo posto. Grazie. Allora, ci sono anche delle coordinate, se vi interessano. Coordinate su Google Maps. Distanza 7 piedi. 15,7. Ma da cosa? Ma è questo il palo? È l'unico palo che c'è. Quindi qua. C'era una pietra qua, gira. Ma qua c'è scritto, c'è e qua è allora. E qui. Se non me lo proviamo. Perché non lo proviamo? Sì, ma dove cazzo? C'era una pietra qua a fianco, la pietra è sparita. Il suggerimento dall'alto. No, ma secondo me era qua giù, era. Che teniamo una pretendo murca su. La pietra che era. No, tutto qualche pietra fa in gas, che si toglie. Non so più muratore. No, se era qua giù è sparito, sicuramente è sparito. Ah, se lo trovo io non lo metto più a posto, non lo metto. Sì, ma non c'è. Io non penso che nascondevano in modo che acqua e vento potrebbero... Cioè gli altri escono come ben incastrati. Oh, controlliamo questi buchi qua. Ah, pensavo uno l'ho trovato. Qua. Ah, ci sono dei buchi, beh.
Io so dalla buchi. Qua potrebbe essere. Poi sentite la fonda. Può essere. Dove? Perché lì dice. Dice distanza dal tipo original, quindi forse credo 37 qua. Piedi 37 piedi o 11,3 metri, contiamo 37 piedi. Sì, non credo che non credo, sì. Che ma sono 11 metri 37 piedi. 1 2 3 4 5 6 Michele, sta facendo i... cioè, ho i piedi! 11 piedi! 11 è un metro! Dovresti contarli così i piedi, teoricamente. I metri così! No, tu eri a 40 metri, porro! Se lo fai a metro, ne devi contare 11. Hai capito? Ah. Sei già arrivata a 23. Quindi torniamo indietro, 22, 21, 20, 19, 18. Cosa c'è, qualche animale? C'è un uomo coraggioso. C'è una torcia. C'è delle lumache qui. Che schifo. C'è un cervello. C'è una bella bolla. C'è un buco. Non vedi che c'è qualche serpente? Non so se è un buco serpente fatto da genai, serpente. No, dico, non so se è un buco fatto da animali. Sì, per i disturbi nel loro letargo. E niente. Questo biglietto mi sa che non c'è qua. Non è colpa nostra. Qua è da tipo mezz'ora, 40 minuti che stiamo a cercare, ma... cioè abbiamo visto in tutto il muretto, ma... abbiamo trovato di tutto, abbiamo anche trovato della droga per i drogati, sì. Se volete. No, sto scherzando. No, però non abbiamo trovato niente. Quindi boh, o l'hanno spostato oppure. O l'hanno spostato, siamo noi che. Non lo vediamo. Potevi vedere che tipo davanti agli occhi. Ah, cazzo, era là. Però boh, non lo troviamo. Ringraziamo mio cugino che sta mettendo in moto il camion in questo momento. Riprendi mio cugino che sta mettendo in moto. Ti pareva il momento, mo, perché aspettare un momento che posso fare il camion. La macchina è il quarto e ultimo punto e abbiamo di nuovo pietra e terra. È la speranza che stavolta lo troviamo. Andiamo a vedere. Secondo me è lì sopra. Cioè, tipo un... l'hai visto la foto? Sì, ma perché dice nascosta la pietra. Avete visto la foto? Guarda, no, è tipo una cosa di... non è che ci sia una cosa nuova. Secondo me è lì qui. Ma come si scende? Con i piedi. Oh, qua deve essere. Qua dice. Non ci vediamo meglio la foto. Nascosto da pietra. Che novità. Qualcuno vede delle pietre? Io no, non ne vedo. Ma dove sono sti mucchietti qua? Oh, avete già visto qua?
cazzo! Come scendo adesso da qui? Buttati! Sì, che è morbido! No, non è morbido, però non muore. Come hai fatto a trovarlo? Qua. Ma pure questo mi sa... come si caccia? Allora, pure questo mi sa che non l'ha trovato nessuno. Da qui. Eh sì, ma casa... siamo stati lì. Rosa, si vede proprio bene la foto. No. Così bene. Beh dai, almeno non è stato salite un film. Salite? Saliamo. E devi metterlo a posto. Ah, ecco, dobbiamo prima firmare. Lanciaci non l'ha la trovato penna. Neanche nessuno. Siamo i primi. Non ho trovato nessuno, che bello. Ma che c'è scritto? Official geocaching, do not remove. La penna. Vai. Pure questa arriva al volo. Me la stavi mettendo in faccia quella cosa. No, questo coso. Me la so vista arrivare. Ma io mi sono visto questo coso e ho detto, ma che cacchio. Allora. Non dobbiamo fare. Prendiamo la pietra. Infatti, prendiamo tutta la pietra. Ma mettiti lì sopra della pietra. Ah, proprio lì. Sì. Non schiva. Sì, vabbè. E scarabocchi. Dai, c'è la mia firma. Vaporosa. Nascondilo bene. Qua. Non devono trovarlo. Così, eh. Oh. Nella speranza che riusciamo a scendere e che quindi le cognate, io le chiamo le cognate, non sister in law, che è in inglese, riescano a montare il video e vi salutano perché abbiamo finito. Quindi questo video è giunto al termine, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, sia il nostro che il suo, vi lasciamo il link in descrizione. Grazie. Mi lasciamo il link, iscrivetevi. Lasciate Instagram. Un like al video e in più vi lasciamo tutti i nostri Instagram, sia il nostro che della pagina. E pure anche il mio. Il suo, ovviamente. Grazie. Grazie. Ovvio, ovvio. Seguitemi su Instagram, dove cazzo volete voi. Anche per strada potete seguirmi. È uguale. Ciao! Ciao! Ciao!